discussione come sempre impegnativa quella sul bilancio, perché si discute poi in maniera ampia di tutte le questioni che riguardano la vita delle cittadine e dei cittadini toscani. Tante le risposte che vengono date, specialmente per quanto riguarda gli impianti sportivi. Noi abbiamo deciso in questi anni di investire molto sull'impiantistica sportiva, perché è un modo per dare risposte non solo ai singoli territori ma anche alla socialità più diffusa. Interventi sulle scuole, anche questo è un tema che sta molto a cuore. Se noi offriamo alle bambine e bambini toscani delle scuole migliori, sono convinto che anche la loro qualità dell'apprendimento nel tempo può crescere. Ed è da tanti anni che non si investe molto negli impianti sportivi, nell'edilizia scolastica, e queste sono le scelte principali che abbiamo portato avanti in questa variazione di bilancio, cercando di porre sempre attenzione a quei territori che soffrono un po' di più, quelli che sono un po' più indietro, perché poi l'idea della Toscana diffusa passa anche attraverso le azioni che noi facciamo e si vede benissimo in questa variazione di bilancio. In Consiglio regionale è presentata la seconda variazione di bilancio grazie all'illustrazione omnicomprensiva sul complesso dei provvedimenti del Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Programmazione e Bilancio Giacomo Bugliani. Variazione approvata poi a maggioranza con i voti a favore di PD, Italia Viva, contrari Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. La variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale comporta una variazione sul fronte delle entrate e delle spese del bilancio regionale, che è pari a meno 26 milioni per il 2024, quasi 2 milioni per il 2025 e 49 milioni per il 2026. Si tratta peraltro di una variazione a cui farà seguito a breve una seconda variazione prevista per il mese di novembre, in attesa poi dell'approvazione del bilancio preventivo del 2025. È una variazione nella quale si registrano alcuni spostamenti importanti di risorse sul fronte sanitario, già che gli oneri del debito del servizio sanitario passano dal Fondo Sanitario Regionale al bilancio regionale, quindi gravando sul bilancio regionale occorre andare a sostenere questi nuovi aggravi attraverso le risorse derivanti dal maggior gettito collegato alla manovra che si è compiuta sull'addizionale regionale IRPEF. Un'altra importante variazione è quella relativa agli investimenti sulla programmazione comunitaria. C'è una sensibile riduzione di tutte le quote, quindi quelle dell'Unione Europea, dello Stato e quindi anche della Regione, sulle annualità 2024 e 2025, un corrispondente incremento sull'annualità 2026. È una variazione che peraltro interviene in maniera importante sui temi della cultura, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, di cui quasi tutti destinati allo spettacolo, una parte come di consueto destinati per 1 milione alla Fondazione del Carnevale di Viareggio e per 660 mila euro alla Fondazione del Festival Pucciniano. Attraverso questa variazione vengono poi messe a disposizione tutta una serie di risorse che sono destinate ai comuni per far fronte o a esigenze che sono collegate alle strutture viarie dei territori comunali, oppure all'esigenza di dover intervenire su strutture esistenti, che siano immobili adibiti ad uso scolastico oppure a scopo sanitario o aventi finalità culturali. Si tratta quindi di una variazione che incide su molte richieste che sono pervenute dai territori alla Regione e tocca anche in maniera sensibile il tema degli impianti sportivi, già che sono previsti in parte sul 2024 ma in maniera più preponderante sul 2025 una serie di stanziamenti che sono finalizzati proprio a completare i lavori o a curare la manutenzione di impianti sportivi diffusi sul territorio regionale. Una misura quindi, quella che viene adottata con la variazione approvata dal Consiglio, che va ad intervenire nell'ottica di una Toscana diffusa su tutti i territori della Regione, e lo fa soprattutto recependo le richieste che sono arrivate dai territori per far fronte ad alcune difficoltà che soprattutto le amministrazioni comunali hanno incontrato negli ultimi anni.
Sì, un atto importante che consolida il bilancio della Regione Toscana nel 2024, che porta i conti in equilibrio, che dà alcune risposte importanti ai comuni toscani in maniera diffusa, ma che soprattutto mette in equilibrio le risorse. È evidente che collegandosi a questo c'è il DEF, sul quale noi continuiamo una battaglia di principio, quella di ridurre le tasse ai cittadini toscani. Tel Aviv non è stata mai favorevole ad aumenti di tasse, ha ragione sul fatto che le risorse le devono pagare le aziende farmaceutiche, c'è il payback, la legge è cogente, la Corte Costituzionale ha dato ragione alla nostra battaglia politica. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane venga fatta questa riduzione delle tasse, venga scritto in bilancio quelle risorse che necessitano e che come tale i cittadini toscani trovino un alleggerimento della loro pressione fiscale e chi di dovere paghi quello che deve alla nostra regione. Si è trattato di una discussione molto articolata perché in un unico intervento abbiamo dovuto condensare un giudizio su quattro provvedimenti, due di carattere programmatorio e gli altri due invece legati al bilancio 2024. In particolar modo la variazione si riferisce a tantissimi interventi puntuali sui quali è difficile dire di no per ogni singola questione, ma è chiaro che il Presidente Gianni ormai ha iniziato la sua campagna elettorale e la sostiene con interventi mirati soprattutto a favore di amministrazioni di un certo indirizzo politico. L'unico intervento secondo noi veramente urgente e necessario era ed è l'intervento per la laguna di Orbetello a sostegno del comune, perché lì si è verificata una situazione di vero e proprio disastro ambientale che ha richiesto misure eccezionali. Per quanto riguarda la programmazione invece si naviga a vista, non si tiene conto per noi a sufficienza del complesso e preoccupante quadro economico internazionale derivante dai conflitti che si stanno purtroppo incrementando soprattutto nel Medio Oriente, di quanto questi incidano sull'economia reale della Toscana. Ci sono settori che sono in grande difficoltà e che avrebbero bisogno di una guida forte da parte della Regione per programmare i propri investimenti e per superare questo periodo di crisi temporanea. In realtà si assiste al vivere giorno per giorno e a documenti di programmazione che arrivano all'attenzione del Consiglio con grande ritardo rispetto ai tempi dovuti e che impediscono quindi di fare una discussione e soprattutto riflessioni serie molto più articolate. È il caso delle aziende partecipanti. Assistiamo nuovamente allo spostamento in avanti dei termini per la soluzione definitiva per Firenze Fiera, per Fili Toscana, per Sviluppo Toscana, tutte situazioni che attengono direttamente all'economia regionale, perché si tratta di società che in qualche modo incidono nella carne viva delle nostre imprese e questo per noi è un elemento molto negativo. La variazione di bilancio non fa altro, come in altre circostanze, che continuare a elargire delle somme laddove si deve correre ai ripari per disagi, problemi, questioni riguardanti comuni, sicuramente meritevoli, ma la variazione, così come il documento economico-finanziario nel complesso, continuano ancora a distanza di anni a mancare di una loro coerenza interna e di una sistematicità e soprattutto non fanno vedere quella che dovrebbe essere una visione della Toscana che va al dopo 2025, perché dobbiamo ricordare che stiamo andando verso la fine della legislatura. Così come è cominciata in maniera estremamente caotica, così sta proseguendo e secondo noi non è questo il modo migliore per riuscire a governare la Toscana, una regione in generale, in una situazione anche di governo nazionale molto carente nelle risorse, in cui le risorse ci sono perché la Toscana le ha, sono 13 miliardi di bilancio complessivi, molti dei quali finiscono in rivoli, perdite, sprechi, che in qualche modo non devono essere razionalizzati, ma meglio investiti. Si tratta di una manovra debole, frutto di una maggioranza debole che non riesce a prendere delle decisioni importanti proiettate verso il futuro, perché evidentemente è divisa al suo interno. Non solo sta naufragando il campo largo, ma la verità è che all'interno del PD ci sono più anime e questo non può che portare a dei provvedimenti soltanto puntuali sui territori. Si pensa al singolo comune, si pensa alla singola parrocchia addirittura, al singolo teatro. Non si pensa però alla Regione Toscana e non c'è un'idea verso il futuro. Quindi una Toscana che deve riprendere veramente la strada di essere indipendente. A circa 25 anni di distanza dalla pubblicazione del primo atlante regionale viene pubblicata quest'opera in cui sono riportate le mappe di distribuzione e tutti i dati di presenza, andamento di popolazione di 371 specie in periodo riproduttivo o in periodo invernale, e quindi avendo un quadro così descrittivo di quello che è lo stato delle popolazioni di uccelli, ma più in generale della biodiversità nella nostra regione.
Nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso a Firenze è presentato il secondo volume dell'Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana, un'edizione curata dal Centro Ornitologico Toscano Palosavi ETS, un volume che in sintesi rilascia un quadro generale della biodiversità in Toscana, ovviamente pensando all'aviofauna. È un modo per aprire una nuova pagina sulla natura della nostra regione, fatto di impegno, di grande sforzo, non era semplice raccogliere tutti questi dati, è anche un messaggio che noi mandiamo alle ragazze e ragazzi più giovani, perché investire nella natura, investire nell'ambiente permette di avere tante specie che arrivano qui sul nostro territorio e permettono di mantenere sempre migliore il nostro ecosistema. E dunque abbiamo un quadro di luce e ombre, abbiamo molte specie che stanno aumentando sostanzialmente grazie al fatto che è aumentato il loro grado di tutela, però abbiamo dei segnali poco incoraggianti da alcuni tipi di ambienti, in particolare sono gli ambienti agricoli in cui abbiamo diverse specie in forte riduzione, quasi prossime all'estinzione, e da alcuni tipi di zone umide, in particolare quelle dove abbiamo ambienti palustri con canneti, dove abbiamo molte specie in sofferenza. Noi è da anni che collaboriamo con il COT, il Centro Ornitologico Toscano, che è sicuramente un'eccellenza a livello nazionale, tanto è vero che viene preso anche a riferimento da parte di ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, in quanto riesce a fornire dei dati fondamentali di monitoraggio dell'avifauna sul territorio toscano. Ovviamente si parla del territorio toscano, ma essendo uccelli, quindi specie migratrici, hanno interesse anche a livello nazionale. Quindi il COT è un'eccellenza, noi siamo veramente lieti di poter collaborare con i ricercatori del COT che ci forniscono i dati sia sulle specie che sono in difficoltà ma anche sulle specie oggetto di prelievo venatorio, con i quali dati appunto noi riusciamo a sostenere la caccia a queste specie. Abbiamo lavorato molto, abbiamo cercato di dare il nostro contributo su questo tema, allora io mi rivolgo soprattutto agli uomini, non voltatevi dall'altra parte, non siate indifferenti, denunciate, perché ognuno di noi può denunciare se si accorge anche che qualcosa di piccolo sta accadendo, solamente così si può lavorare in una direzione differente. A Montecatini Terme, presso il Salone dei Portoghesi, nello stabilimento termale Tettuccio, 7 gli appuntamenti in tema di violenza di genere che andranno in scena, un ciclo di incontri che prende il nome di A tu per tu con la violenza ed inserito nella più ampia rassegna Acqua in bocca ma non troppo. La nostra è una rassegna insomma che copre un po' tutti i campi, abbiamo deciso di terminare la 7ª stagione che terminerà appunto il 31 dicembre eccezionalmente con questa parentesi dedicata a un argomento ahimè molto attuale, e abbiamo deciso di far parlare loro, le protagoniste, le donne, e non soltanto i loro parenti, i loro avvocati, i loro rappresentanti, tutte le persone che hanno gravitato intorno alle vittime. Grazie alla collaborazione con giuriste dell'Università di Pisa e della Scuola Sant'Anna sono riuscita a far approvare alcune leggi in Italia sulla violenza di genere, no? Il braccialetto elettronico oggi esiste grazie all'impegno che è partito dalla Toscana. Se oggi le donne italiane vengono indennizzate in maniera decente, non ancora sufficiente, nel caso in cui vengano stuprate, i familiari delle vittime di femminicidio vengono in qualche modo risarciti, è grazie alle campagne che abbiamo fatto noi dalla Toscana. E questo è l'impegno, come dire, che mi ha occupata in questi ultimi anni, ma siamo soltanto all'inizio. Quindi, perché abbiamo deciso di portare a Montecatini, in Toscana soprattutto, un ciclo, no, di incontri all'interno di una rassegna importante come Acqua in bocca ma non troppo. Perché secondo noi è importante che le persone capiscano e abbiano un approccio culturale diverso alla violenza, e come possono farlo? Sentendolo dalla voce viva di chi purtroppo lo vive tutti i giorni. Allora abbiamo deciso di contattare le persone o i familiari o le persone, in qualche caso gli avvocati, perché ci sono dei casi ad esempio di violenza sessuale che comportano insomma la necessità di tutelare le vittime, e abbiamo portato alcuni casi importanti, anche che a livello nazionale sono stati disattesi o poco curati.